Lino Guanciale racconta perché ha perso peso girando Sopravvissuti. Sopravvissuti è una serie che richiede un grande sforzo sotto tanti punti di vista. È un progetto il cui concept risale al 2015. Non è un caso che sia pronto per la messa in onda nella stagione televisiva dal 2022 al 2023, dopo un lasso di tempo più che considerevole. Sopravvissuti è una coproduzione tra Italia, Francia e Germania. Sono coinvolte Rai Fiction, Rodeo Drive, France Televisions, CineTV e Fneo. La stagione 1 va in onda su Rai 1 a partire da lunedì 3 ottobre 2022 in prima visione, a fronte di un lavoro complesso di scrittura e di realizzazione sul set. Nel corso della conferenza stampa del 28 settembre 2022 Lino Guanciale, interprete di Luca Giuliani, afferma: "Noi abbiamo potuto seguire l'ordine cronologico delle vicende dei personaggi, almeno per quanto riguarda lo studio, sembra scontato, ma non lo è. Di fatto è un aiuto per gli interpreti che possono seguire il filo della storia". Al tempo stesso, in un'intervista rilasciata a 7, il settimanale del venerdì del Corriere della Sera a ridosso del debutto di Sopravvissuti, Lino Guanciale ammette di aver perso peso per le riprese. "Come mai? Questo ruolo per me è stata una grande sfida anche da un punto di vista fisico", racconta l'attore nell'intervista sopracitata. A proposito di sforzo, nel corso della conferenza di mercoledì 28 settembre 2022 Lino Guanciale aggiunge che, lato produttivo, si è fatto lo sforzo per stare al passo con le storie che più ci appassionano. Lino Guanciale: "Perdita di peso per Sopravvissuti". Scopri altre notizie della serie Sopravvissuti. Nel corso dell'intervista a 7, il settimanale del venerdì del Corriere della Sera già menzionata Lino Guanciale argomenta la sua perdita di peso in occasione delle riprese di Sopravvissuti, seconda serie dell'alleanza tra Italia, Francia e Germania. "Perché Lino Guanciale ha perso peso? Sono due i motivi, lasciamo a lui la parola. Ho perso 10 kg per esigenze di copione, ma anche, devo ammettere, per lo stress e lo sforzo". Ecco, poi, quello che Lino Guanciale ha raccontato a noi di Tv Serial It nella nostra intervista.